copertina di Gene Gnocchi. Diamo il benvenuto a Luigi Di Maio. Buonasera. Bentornato. Buonasera. Calmi, calmi. Buonasera. Allora, buonasera. Sempre tanti applausi, ma io la presento per l'ottavo mese di seguito come candidato premier del Movimento 5 Stelle. È una candidatura eterna. Ma guardi, questo sarebbe l'ultimo dei problemi. Sono stati oltre 60 giorni, circa 65, da quando abbiamo votato, in cui ho chiesto alle forze politiche di cominciare a risolvere qualche problema degli italiani firmando un contratto che li vincolasse ai problemi dei cittadini. Ci abbiamo provato in tutti i modi, io ci ho provato e l'ho lanciato qui il contratto, qui sì. Ho spiegato che cos'era. In Germania dal 1951 le forze politiche che in campagna elettorale vanno uno contro l'altra, quando hanno dopo difficoltà a fare un governo firmano un contratto mettendo insieme le cose su cui sono d'accordo e per esempio cominciano ad abolire la legge Fornero, ad aumentare i fondi alla sanità, a fare il reddito di cittadinanza, una legge anticorruzione. Nessuno si è seduto al tavolo in 65 giorni. Questi 65 giorni sono stati i giorni della verità e io voglio spiegarle agli italiani, i giorni in cui abbiamo capito perché i partiti stanno finendo, perché i partiti che erano portatori di interesse pubblico, cioè di interessi dei cittadini, ogni volta che io li chiamavo gli dicevo ma avete messo nel programma gli aiuti alle famiglie che fanno figli, mettiamoli nel contratto e governiamo insieme, loro mi rispondevano no ma c'è un problema di premier, di ministri, ho detto faccio un passo indietro, no c'è il problema di Berlusconi, c'è sempre un problema allora. Interno perché a questa gente gliene frega altamente degli italiani. Però la girerei al contrario. Lei ha ottenuto 11 milioni e passa di voti, non riesce a governare neanche in questo modo. Si è domandato se possa essere un suo limite o un limite del suo movimento. La colpa è necessariamente degli altri partiti che se ne fregano? Io sono pronto a discutere con chi dirà che è stato un mio limite. Però posso dire una cosa, posso dire una cosa. Onestamente, le abbiamo provate di tutto. Tutte quante, per provare a dare un governo a questo paese del cambiamento, cioè che risolvesse i problemi della gente. E non è che sono arrivato il 5 marzo e ho detto no, ho preso 11 milioni di voti, adesso dovete far governare noi, altrimenti ci arrabbiamo. Ho detto no, abbiamo preso il 32%, gli altri si erano fatti una legge per provare a non farci governare, forse ci sono riusciti, ma siccome c'è quella legge e c'è un sistema proporzionale, facciamo una cosa, dialoghiamo. Sono andato da Salvini prima di tutto e gli ho detto guarda una cosa ti chiedo, non puoi chiedermi di fare il governo del cambiamento con Silvio Berlusconi, mettiamoci però insieme vede. E sganciamoci. E però vede, lei prima ha ma detto... Voglio concludere questa cosa, voglio concludere sì. Questa cosa. E gli ho detto anche se il problema sono io, ma gliel'ho detto settimane fa, non l'altro giorno pubblicamente, se il problema sono io, ma faccio 100 passi indietro, perché a me serve aiutare la mia gente, quella che guardo negli occhi ogni giorno quando torno nel mio collegio. E la risposta è sempre stata quella. Che cosa secondo me rischia di accadere lei in questo momento? Lei ha detto, io sono andato da Salvini e lui gli ho chiesto solo una cosa, togliere Berlusconi. In realtà mi ha chiesto una cosa non da poco, sfasciare la coalizione con cui aveva vinto. Tra l'altro lei prima ha detto, andavo da lui e mi diceva, però c'è Berlusconi. E però c'è Berlusconi l'ha detto lei. E allora sarà molto importante raccontare una cosa agli elettori, perché adesso per me abbiamo fatto i tempi regolamentari, abbiamo fatto il recupero, abbiamo fatto i supplementari, i rigori, adesso abbiamo, e stiamo sempre i rigori ancora devono adesso arrivare. Per me si deve tornare a votare. A questo punto sarà interessante spiegare una cosa agli italiani, che se voti la Lega, allora voti un partito che se con Berlusconi e la Meloni, tutti quanti insieme, riescono a ottenere i numeri, bene, se no non servono a niente. E allora io personalmente voglio votare da cittadino una forza politica che mi dice, guarda io vado lì dentro a rappresentare prima di tutto i tuoi interessi, perché... Se Berlusconi avesse avuto i numeri con Renzi, a Salvini l'avrebbe mollato 5 minuti dopo le elezioni del 4 Senta, marzo. Date pazienza. Ora arriviamo a discutere pazienza. Di tutto. E diciamo, oggi ci sono stati un paio di segnali. Uno, Giorgetti
Giorgetti ha chiesto a Berlusconi un passo indietro, no? Per far nascere un governo politico, quindi con voi, non so in che forma, appoggio esterno. Un altro, sempre Giorgetti, ha detto, beh, guardate che se Berlusconi vota questo governo neutrale, allora l'alleanza è sciolta. Sono due segnali che le fanno pensare che ancora sia aperto il dialogo con la Lega? Io le dico questo, dopo 65 giorni ho smesso di sperare che ci possa essere una svolta. Certo, potevamo fare un po' di cose per gli italiani, perché tra l'altro nel programma con la Lega avevamo cose in comune, come l'abolizione della legge Fornero, come gli aiuti agli imprenditori pieni di tasse. Ogni legge nuova se ne abolivano tre vecchie, in modo tale da sburocratizzare questo paese. Non hanno voluto. Ora, se ci dovessero essere delle novità, devono andare dal Presidente della Repubblica e spiegargli per filo e per segno di che novità si tratta. Perché se c'è una persona di cui stiamo minando la pazienza è il Presidente della Repubblica, che è stato fin troppo paziente ora in questo periodo. E adesso allora, assistere ancora una volta a queste pantomime, sinceramente non credo. Abbiamo valutato se potessero essere diciamo, spiegate come degli errori del movimento o la situazione attuale. Lei si sente di aver personalmente fatto degli errori? In fondo lei ha spiegato anche da questi studi ai suoi elettori che avevate vinto. Adesso si torna alle elezioni e si rinizia da capo. Un sistema politico, di forze politiche, che non riconosce il vincitore sta creando un serio problema, che è quello che la gente magari a un certo punto comincerà a pensare che andare a votare non serva più. Noi abbiamo preso 11 milioni di voti. Ma lei li fa cambiare idea facendoli votare in pieno estate. Mi scusi un attimo, noi abbiamo preso 11 milioni di voti e abbiamo doppiato la seconda forza politica. E abbiamo preso più del doppio dei voti della terza forza politica. Non sono andato lì a dire adesso mi devono far governare, lo pretendo. Ho detto queste sono le regole, le hanno scritte gli altri, proviamo a dialogare. Sono andato anche dal Partito Democratico e mi è costato tanto, perché noi abbiamo fatto tante battaglie contro le leggi ignobili che aveva portato avanti il Partito Democratico. Anche a loro ho detto, avete scritto nel programma alcune cose, visto che avrete preso quella batosta il 4 marzo e visto che dite che state cambiando, proviamo insieme a scrivere un contratto di governo e a cambiare qualcosa. Renzi è andato da Fazio e ha detto no, non se ne parla. Allora, se il PD è ancora Renzi e non ha cambiato nulla, mi scusi, poi se il PD è ancora Renzi come ha dimostrato, e dopo aver detto al Presidente della Repubblica, tramite il Presidente Fico, che aprivano a noi, hanno chiuso una trasmissione TV, allora io vi dico, col PD non voglio averci mai più nulla a che fare. Mi dica una cosa. Per come si sono comportati. Però vede. Anche perché, e concludo su questo argomento, mi scusi. Perché c'è un dubbio forte che lei abbia trattato. Ci sono due cose che io voglio raccontare in questa campagna elettorale che adesso sta per iniziare, che è l'unica strada, mi dispiace, io ce l'ho messa tutta, ma adesso sono i cittadini che ci devono dare una mano a mandare a casa chi pensa agli affari suoi. Oggi c'è una cosa che voglio raccontare. A che serve votare il Partito Democratico se all'opposizione non può stare, visto che non ha la credibilità per combattere contro quelli che affrontano il tema delle pensioni, visto che loro le hanno massacrati i pensionati, per fare un esempio, e non vuole stare al governo, visto che quando gli ho detto risolviamo qualche problema per gli italiani hanno pensato ai loro affari interni. Però vede e che questo sarà non molto è interessante questa raccontare agli elettori del Partito Democratico. Aspetti però, onorevole, adesso vediamo le cose una per volta. Prima di tutto questo non è un modo, perché loro hanno una posizione sulle pensioni, è differente dalla sua, ma perché non potrebbero opporsi all'abolizione della legge Fornero? Guardi, è un'opposizione nobile. Mi dica una cosa, quando lei dice ho parlato col PD, lei ha parlato direttamente con Renzi? Direttamente con Renzi? No, perché noi abbiamo seguito tutti i processi istituzionali che ha presentato il Presidente Mattarella. Il Presidente Mattarella ha dato un incarico esplorativo al Presidente della Camera Fico. Davanti al Presidente della Camera, il PD ha detto ci sono i margini per un dialogo partendo dai nostri 100 punti. Ha detto vogliono parlare dei programmi, bene. Lei con chi ha parlato? Noi abbiamo parlato col segretario Martina, il segretario reggente, ma il Presidente Fico ha parlato anche con i capigruppo, col Presidente del PD, c'era tutta la delegazione. Quando ci si impegna con la Presidenza però poi si fanno i doppi giochi e si fa saltare tutto. Ma potete non mandare qualcuno a parlare anche con Renzi nel momento in cui volete il PD? Quella è una figura importante del Partito Democratico. Ma mi scusi, ma se tutto il PD, con i capigruppo che di certo non sono di Maio, sono di Renzi, e sono persone che fanno riferimento a Renzi, con Orfini, col segretario reggente, vanno dal Presidente alla Camera e dicono siamo disposti ad un dialogo, e poi un ex segretario che diceva di fare il senatore semplice va nella trasmissione di Fabio Fazio e dice no, metto il veto
su qualsiasi governo col Movimento 5 Stelle, e allora è irresponsabile questo comportamento che li rende inutili. Per quanto mi riguarda, la dimostrazione di questi giorni, quello che ha dimostrato questi giorni, è che quello che le forze politiche scrivono nei programmi non c'entra niente con quello che vogliono fare. Lo so che ho scoperto forse ingenuamente l'acqua calda. Senta, ma lo ripeto ancora una volta perché avrò da raccontare un po' di cose in questa ultima campagna. Ultima domanda. Ha sentito voci critiche all'interno del movimento riguardo al suo di comportamento, questo comportamento così pragmatico che le descrive? Dice: io ho un programma, il proporzionale mi impone di discutere con tutti, discuto con la Lega, metto un unico paletto a una figura poi fondamentalmente come quella di Berlusconi e parlo persino con Renzi. Dentro al suo movimento, ora lei pensa che qualcuno dirà: vedi dove ci ha portato il tuo pragmatismo a perdere la nostra identità e a nessun risultato concreto? Guardi, io ieri ho riunito l'assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che sono 332. Due terzi di queste persone sono al primo mandato, cioè sono appena arrivate in Parlamento. Sono andate lì e gli ho detto: guardate, ci abbiamo provato con la Lega e ci ha detto che voleva stare con Berlusconi. Ci abbiamo addirittura provato col PD e ci ha detto che non voleva aiutare il Paese. Ho fatto un passo indietro e ho detto: scegliamo Salvini insieme un Presidente del Consiglio e facciamo partire un governo del cambiamento. E mi ha detto: no, non ce la faccio, devo stare con Berlusconi, perché non c'è mai stato nessun patto tra me e Salvini, se non i tentativi pubblici. E io ho detto: adesso dobbiamo andare a chiedere agli italiani chi deve governare questo Paese. Questi due terzi di parlamentari, che potevano anche pensare di voler restare in Parlamento, visto che ci sono appena arrivati, hanno detto: ritorniamo dagli italiani, perché rispetto a questi 65 giorni bugiardi, gli unici che possono dare un po' di verità sono gli elettori. Ora vedremo se è una cosa fattibile. E questo l'ho apprezzato molto, perché non è scontato per parlamentari che sono appena arrivati in Parlamento. Allora, abbiamo parlato del suo atteggiamento, dell'atteggiamento dei suoi interlocutori. Mattarella, come si è comportato dal suo punto di vista il Presidente Mattarella? Io credo che, l'ho detto anche in tempi non sospetti, cioè durante la campagna elettorale, io credo che l'Italia sia molto fortunata ad avere un Presidente come il Presidente Sergio Mattarella. E tra le altre ragioni c'è una. Ieri il Presidente, quando ha tirato le conclusioni di queste consultazioni, ha detto una cosa chiara: le forze politiche scelgano tra un governo neutrale, noi lo abbiamo sempre detto che non avremmo votato altri governi tecnici alla Monti perché ce ne sono già stati abbastanza, il voto subito a luglio o il voto ad ottobre. E questo significa comunque porre sempre la responsabilità sulle forze politiche. Sì. Se si torna a votare subito, è colpa di quelle forze politiche che in questo periodo hanno pensato solo agli affari propri. Io mi sono preso anche tante critiche. Posso dire una cosa? Io mi sono preso anche tante critiche. Tante critiche in questo periodo sul fatto di aver provato un contratto di governo sul modello tedesco sia con la Lega che col PD. E si dice: ma Di Maio ha fatto la politica dei due forni, era lineare, io ho proposto un contratto ad una forza politica, mi ha detto di no, sono andato da un altro per dire che cosa abbiamo in comune, mettiamolo su carta e firmiamo. Mi sono preso tante critiche, ma nessuno potrà mai dire che non abbiamo provato in tutti i modi come Movimento 5 Stelle a dare un governo a questo Quando Paese. Lei descrive il discorso di ieri di Mattarella, sorvola su un passaggio. Lui ha detto: guardate, bisognerebbe arrivare a dicembre, perché impegni economici molto importanti e degli impegni internazionali molto importanti. Al limite si può arrivare a ottobre e comunque avremo dei problemi perché probabilmente non si fa la manovra. Poi c'è l'ipotesi che in qualche misura ha fatto capire, che ritiene quantomeno, diciamo, atipica, di votare in piena estate. Noi abbiamo fatto dei conti. In piena estate abbiamo cartello 10. Ci sono 15 milioni di italiani in vacanza, ci sono cartello 12, negli ultimi 20 anni si è votato solo due volte in Europa nelle elezioni politiche a luglio, in Bulgaria e in Slovenia, che sono comunque degli altri climi se non altro. Consideri dei problemi pratici tutti gli italiani che dovrebbero spostare le ferie, dovrebbero chiedere al capo ufficio se possono spostare le ferie per votare, sono ferie breve. Allora, il voto in estate è una forma di pressione
verso le persone che, come diceva lei, hanno paura poi di perdere il posto in Parlamento. Guardi, io ci tengo o è un impegno diciamo che sorvola su quello che dice Mattarella? Ci tengo prima di tutto a dire una cosa. Questo anno in cui siamo, il 2018, è un anno in cui dobbiamo scongiurare l'aumento dell'IVA e per me nella legge di bilancio a fine anno si devono tagliare gli sprechi e abbassare le tasse alle imprese e poi fare un serio reddito di cittadinanza per chi in questo momento cerca lavoro e lo deve trovare grazie al reddito di cittadinanza. Questi strumenti si possono mettere nella legge di bilancio ed è per questo che si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema e infatti facciamo passare questa settimana per capire cosa deciderà il Presidente sul governo che vuole proporre, ma qualunque sarà il governo, noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto d'emergenza che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all'estero e quindi andare a votare ancora prima di luglio, anche a giugno, e avere la possibilità di chiuderla questa partita una volta e per tutte su questa gente. È vero che il voto dei parlamentari degli italiani all'estero è tutelato da un decreto ministeriale, quindi lei interveniamo là, dice andiamo a votare a giugno. Sì. Ove questo non fosse possibile, perché comunque servirebbe un decreto ministeriale di questo ministro, al momento non d'accordo con la sua idea, su impegno, meno la sua un parte atto politica, di impegno del Parlamento che impegna il ministro a fare questa cosa. Si va a ottobre. Se sono tutti d'accordo. Luglio è ancora in piedi come ipotesi. Guardi, io le dico, noi non siamo disposti a votare un governo tecnico. Stiamo cercando una soluzione politica e lo cercata fino a ieri, anche facendo un passo indietro certo. Io. Se gli altri si svegliano, come ho detto, devono andare dal Presidente della Repubblica a dire che cosa vogliono fare. Quindi, ma non primo, vedo altre prima ipotesi per far saltare luglio è un accordo politico, dice, ma non dipende più da noi. La seconda è un decreto ministeriale che però sarebbe difficile, immagino, ottenere. Se no, per lei 22 luglio è una data in cui si può votare. Ma non credo sia difficile ottenere. Se il governo è neutrale, se il Parlamento gli dice una cosa, quindi da è neutrale. Il prossimo governo che se dovrebbe c'è anche fare questo decreto. Per gli affari correnti anche l'attuale, perché il governo anche Gentiloni è in carica per gli affari correnti. Senta, lei dice governo tecnico. E il Presidente della Repubblica ha parlato di governo neutrale, che è una cosa differente, almeno nell'impostazione filosofica di quello che dovrebbe essere l'atteggiamento del governo. Il governo tecnico nasceva per fare delle cose che obiettivamente andavano fatte per bloccare i mercati, per rassicurare i mercati. Il governo neutro, dice Mattarella, è un governo che accompagna eventuale sviluppo politico della legislatura senza dargli un tratto, quindi lasciando presumibilmente una grande libertà al Parlamento di legiferare, di trovare accordi. Perché lei dice governo neutro no? Cosa la insospettisce? C'è un qualcosa che non le piace? Con tutto il rispetto per le decisioni che prenderà il Presidente, e tra l'altro non conosciamo neanche i nomi, e c'è una cosa simpatica, perché quando abbiamo chiesto alle forze politiche facciamo un contratto di governo, per esempio al PD, il PD ha detto no ad un governo col Movimento 5 Stelle. Il Presidente della Repubblica ha parlato solo di un governo senza dire neanche il nome e il PD ha detto subito sì, senza neanche conoscere il nome. Beh, questo è fantastico. Ha detto neutro. Per far capire anche... Si fidano del Presidente della Repubblica. Ma va bene, io gli avevo proposto un contratto per risolvere i problemi degli italiani, invece alla cieca si può andare nel caso in cui non si debbano veramente affrontare i temi veri, che sono quelli del taglio alle spese inutili per aiutare le persone. Ma detto questo, la questione sul governo è che un governo non può essere mai neutrale, ma non perché per criticare la scelta del Presidente, è che si dovranno affrontare delle scelte. E io sono molto preoccupato quando si individuano delle persone che non sono passate per le elezioni, che non hanno una connessione politica con i cittadini e devono affrontare temi come le l'IVA. Pensioni, l'IVA, perché, le tasse, ecco, le imprese. Mi perdoni, quando si affrontano questi temi si fa sempre una scelta, sempre non si è mai scelta. Neutrali non e non bisogna stare che... molto attenti. Nell'espressione neutrale, io ora poi non posso interpretare il pensiero del Presidente della Repubblica, però l'espressione neutrale è un'espressione che dice la politica fatela voi in Parlamento. Lei non pensa che un governo neutrale potrebbe ad esempio favorire un accordo tra Lega e 5 Stelle su come arginare l'IVA o addirittura su quale legge elettorale fare? Perché non si prende questo tempo, come suggerisce lei, il Presidente? Cioè, ci rendiamo conto dell'ipocrisia delle forze politiche che dicono siccome dobbiamo pensare agli affari nostri, lasciamo partire un governo neutrale e poi ci accordiamo col Movimento 5 Stelle in Parlamento dietro le quinte. Ma uscite allo scoperto e dite con chi volete stare per aiutare le persone, invece di stare a fare questi giochetti allora, dietro diciamo, le quinte. La prendo da un altro lato.
Ha mai temuto che alle prossime elezioni, dopo che lei è andato a far annullare le ferie alle persone che ha chiesto di spostare la pensione, che a agosto costa il 10%? Se facciamo un decreto votiamo prima delle ferie. Prima delle ferie. Le ferie è saltato, diciamo. Luglio è un'idea che ormai rimane un po' evapora, diciamo. Di fronte... Quella è la prima data utile a legislazione vigente. Perché se possiamo una pensione... fare prima, decidiamo il prima possibile. La pensione a Riccione a agosto, la settimana dopo il 22, costa il 20% lo so, in più. Lo so, allora, posto questo... Ha mai pensato che richiamando gli italiani a votare durante l'estate il risultato possa essere uguale? A quel punto il fare una legge elettorale che magari metta d'accordo voi e la Lega, i partiti che sono stati indicati come vincitori, a quel punto non è fare gli affari dei partiti, è fare gli interessi del Paese, perché avere dopo una nuova legge elettorale una maggioranza è un interesse del bene comune, o no? Ma io credo che molti, per esempio, elettori del Partito Democratico ripenseranno seriamente a votare PD, perché è un partito che aveva, si era riempito la bocca con la responsabilità di dare un governo a questo paese. Quando sono arrivati al dunque si sono rifugiati sull'Aventino perché Berlusconi non aveva i numeri per fare il governo insieme a loro, perché se c'era Berlusconi con i numeri utili si erano già messi insieme. Quando invece si tratta di dialogare con qualcuno che li mette alla prova su quello che hanno scritto nel programma, scappano. E allo stesso modo, io lo voglio dire chiaramente, credevo nella possibilità di fare qualcosa con la Lega di Matteo Salvini, ma ha preferito i suoi interessi di coalizione agli interessi del Paese e questo conterà nel risultato elettorale. Noi possiamo, a quello che ho visto dagli analisti che abbiamo, recuperare oltre l'8% dal Partito Democratico, dalle forze politiche che non si ripresenteranno perché sono andate sotto soglia. Finalmente potremo avere l'occasione di governare autonomamente. Quindi lei non pensa che sia necessaria una nuova legge elettorale? No, io penso che sia... Guardi, io penso che sia necessario una nuova legge elettorale, ma non credo che sia possibile farla in questa legislatura. Perché? Perché dopo tutta questa storia dei governi, mi sono messo l'anima in pace che il governo non si riusciva a fare, ho detto per esempio a Matteo Salvini, vogliamo fare almeno la legge elettorale, ma premio alla lista o premio alla coalizione? Premio alla lista per la Lega, premio alla coalizione per Berlusconi e ricominciamo da capo con la storia di Berlusconi e Salvini. Dovete trovare un accordo, la politica è una cosa complicata. Sì, ho capito, ma io non voglio portare... Guardi, io non voglio portare l'Italia in due anni di discussione sugli sbarramenti, i premi, le liste. Qui ci sono problemi seri da affrontare. Se siete più bravi di chi vi ha preceduto, riuscirete a trovare un accordo. Guardi, io non sono qui a dire che siamo più bravi. Non sono qui a dire che siamo più bravi. Deve essere chiara una cosa, che in questo periodo è venuto fuori lo spaccato di chi pensa al Paese. Poi, per carità, facciamo tutti gli errori, tutti quanti facciamo degli errori, ma in questi giorni soprattutto noi abbiamo avuto di fronte una classe politica che dovrà pagare qualcosa alle prossime elezioni, oppure il voto resta invariato nonostante il fatto che nessuno di loro abbia pensato prima ad un contratto di governo e poi alle proprie questioni interne. Arriviamo al tema forse più importante, che al tema politico più importante, l'identità dei 5 Stelle. Non lei dice c'è un 8% di voti del Partito Democratico che può essere almeno potenzialmente interessato dai 5 Stelle. Però loro, come fa uno che ha votato Partito Democratico a votare un partito che si può alleare tanto con la Lega quanto con Bersani? Secondo, il Partito Democratico è un partito che nasce sulla visione europea. Si ricorda l'eurotassa di Prodi, l'impegno di Ciampi per l'euro? È un partito che ha nell'Europa il proprio DNA. Va a vedere se votare o no 5 Stelle e vede che lei dice sì, l'euro è la nostra moneta. Il fondatore Beppe Grillo dice voglio il referendum, che è la cosa che lei diceva un mese fa. Allora, un elettore del PD, non dico uno dei 5 Stelle, ma uno di quegli elettori che potrebbero cambiare il destino del Movimento 5 Stelle, vuole sapere chi siete. Siete un partito che sta in Europa o no? Siete un partito che accetta la moneta di un paese? La moneta è il simbolo della fiducia che hanno i cittadini nelle istituzioni e nell'economia del paese. Siete un partito che sta con Salvini o che sta con Bersani? C'è un problema di identità a questo punto, se vi rivolgete a un mercato di voti differente da quello... Tra l'altro neanche più Bersani sta col PD, quindi questo lo volevo ricordare per una questione... Ora lo domanderemo a Renzi. Ma guardi, prima di tutto le voglio dire sull'Europa e sull'euro. La linea che ho portato avanti in tutta la campagna, anche perché...
noi volevamo e vogliamo andare al governo per cambiare da dentro l'Unione Europea e l'Unione Monetaria, è quella di restare nell'Unione Europea e nell'Unione Monetaria. Però questo concetto l'ho spiegato anche qualche giorno fa. Se nella democrazia rappresentativa si elegge una forza politica con 11 milioni di voti e Salvini, Renzi e Berlusconi si sentivano pur di non far andare il Movimento 5 Stelle al governo, a un certo punto l'opinione pubblica non crede più nella democrazia rappresentativa. E se non si consente ad una forza politica, con l'opportuno dialogo con le altre, di arrivare a modificare alcuni trattati europei che riguardano i nostri agricoltori, che riguardano le aziende che esportano, è logico che poi si torna a chiedere strumenti sempre più forti di democrazia diretta e partecipata per decidere su quelle cose. Io Grillo lo capisco, perché quando dice il referendum, dice se la democrazia rappresentativa, cioè il Parlamento, i consigli comunali, i consigli regionali, diventano sempre più vuoti perché i cittadini li vedono e non vedono le decisioni che li riguardano, cominciano a muoversi altre richieste che sono extra parlamentari, che sono legittime se con tutti gli strumenti certo. di democrazia io diretta penso, e partecipata. Però, secondo me il dubbio che io in credo ancora nella democrazia rappresentativa, guardi, però è complicato arrivare lì con 11 milioni di voti e sentirti dire tutti, anche gli sconosciuti, anche i Mr. X, tranne il Movimento 5 Stelle. Questo diventa un po' complicato dal punto di vista politico e della volontà popolare. Io non parlo dei cittadini, tra virgolette, in chiave generica. È sicuro che invece gli elettori cui lei si rivolge per avere quel salto di quantità di voti che quest'altra volta la potrebbero portare a governare da solo, è sicuro che invece non dicano la democrazia rappresentativa funziona, ma non funziona il Rosatellum. Il Rosatellum al limite manda della gente che poi non è in grado di accordarsi tra di loro, perché l'ha detto bene Mattarella, no? Sono in tre, due si dovevano mettere d'accordo, ognuno aveva un motivo per non mettersi d'accordo con l'altro. È sicuro che un certo tipo di elettorato dica, ma insomma pure questi 5 Stelle neanche con 11 milioni di voti riescono a governare. Beh, deve essere chiara, nonostante questa legge non l'avessimo votata, come diceva lei, sono in tre, due si devono mettere d'accordo. Noi eravamo uno dei tre e abbiamo provato a fare un contratto con tutti e due gli altri due. No, ora, lei non voleva l'unico Berlusconi. Colpo di scena. Lei si può rivolgere al centrodestra tagliandone fuori una parte che vale il 13%. Possiamo fare un ragionamento su questo? No, poi io posso anche essere, diciamo, d'accordo o non d'accordo sul suo ragionamento. Ma quelli sono? Un ragionamento su questo. In quale paese europeo esistono le coalizioni prima delle elezioni? Le coalizioni si fanno nei sistemi proporzionali, gli accordi si fanno dopo. Questi fanno le coalizioni per prendere più seggi. Allora io non posso portare il movimento a dire facciamo una legge anticorruzione sul conflitto di interessi con Silvio Berlusconi, perché io sono sempre stato onesto con Silvio Berlusconi, ci siamo sempre detti pubblicamente che non eravamo compatibili per le idee di paese che abbiamo, che e ho portato avanti quella coerenza. Quello che dice io ho Renzi provato di a lei. Fare un contratto con tutti e due gli altri, hanno detto di no. Adesso il colpo di scena potrebbe essere che si mettano d'accordo tutti gli altri contro di noi e fanno partire il governo. Non le sembrerebbe vero, diciamo. Il prossimo... No, ma potrebbe essere anche verosimile. Potrebbe essere anche verosimile. Perché magari è qui che volevano arrivare. Ultima battuta. Lei è convinto che si formerà un ballottaggio tra voi e la Lega? Io credo che sia chiaro, ma anche da quello che stiamo vedendo... In questo scenario lei è la sinistra, lo sa. Ma no. Guardi, lei prima diceva... uno che si rivolge alla Lega o al PD, ma sa quanti elettori della ex sinistra che lavorano nelle fabbriche, aderiscono ai sindacati, oggi votano per noi e per la Lega, perché sono superati gli steccati ideologici, adesso ci sono le cose da fare ed è quelle che sto cercando di fare con questo contratto di governo per mettere le idee di buonsenso che non sono né di destra né di sinistra, nero su bianco e far partire un governo. Grazie Luigi Di Maio.